Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati per questo ennesimo appuntamento con la scuola 6 Academy, Capitello Academy. E, buon pomeriggio a tutti, come vi dicevo, ben ritrovati anche questo pomeriggio. E parto subito, innanzitutto, un benvenuto da me, da Paolo Maschietti, sono uno dei responsabili dell'Academy. Con me la presento subito, ormai compagna fedele di mille avventure, mi verrebbe da dire, c'è la professoressa Adele Veste, che per noi ha un ruolo strategico, coordina tutti i progetti formativi. Buonasera, buon pomeriggio Adele, benvenuta anche Buon pomeriggio, grazie Paolo e ben ritrovati a tutti i docenti che ci seguono, appunto, anche loro fedelmente. a te. Anche loro molto fedelmente. E, siete in tanti anche questo pomeriggio. L'oggetto di questo webinar è il Piano Nazionale Formazione Docenti, quindi oggi parleremo specificatamente di formazione. Vi invito a porci delle domande se ne avete da porre e prima di lasciare la parola appunto alla professoressa Veste, brevissimamente vi dicevo che parleremo di Piano Nazionale Formazione Docenti. Perché? Perché è uscita nei mesi scorsi la nota ministeriale che invitava le scuole polo e le singole istituzioni scolastiche a svolgere attività formative e queste attività formative, vi ricordo, in base ai finanziamenti che sono stati stanziati, che verranno gestiti dalle scuole polo, devono essere svolte entro il 31 agosto 2023, significa quindi che siamo agli sgoccioli, e per venire proprio incontro sia alle scuole polo che devono gestire le priorità stabilite a livello nazionale, sia alle singole istituzioni scolastiche che devono fare formazione, noi abbiamo pensato di presentarvi oggi la nostra rassegna formativa o quantomeno una parte delle nostre possibilità formative, soprattutto che vengano incontro a quelli non solo che sono i bisogni e le priorità formative, ma anche alle tempistiche che, come vi dicevo, ha dettato il Ministero che oggettivamente sono stringenti. Per cui abbiamo previsto varie modalità di formazione, quindi da quelle classiche, blended, concorsi sincroni che possono essere in presenza o a distanza, fino ad arrivare a soluzioni invece totalmente asincrone, che quindi vi possono dare un ampio respiro e un'ampia possibilità anche nell'usufruire di questa formazione. Ma lo tratteremo all'interno di questo webinar e ce ne parlerà meglio, come vi dicevo, la professoressa Veste. E volevo solo, ecco, sottolineare queste tempistiche. Quindi noi oggi ci rivolgiamo sia a tutti voi singolarmente, quindi potete usufruire facendovi portavoce presso le vostre scuole di richieste formative che riusciamo sicuramente ad adempiere, sia se ci sono ai referenti per la formazione delle scuole polo, sappiamo che sono 316 in Italia, sono 319 come singole istituzioni, alcune accorpate, rispetto alle quali abbiamo delle offerte customizzate. Ecco, volevo solo introdurre questo aspetto, poi magari interverrò qualora ce ne fosse bisogno durante questo webinar, saremo insieme una quarantina di minuti giusto per trattare alcuni temi. E quindi vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio alla professoressa Adele Veste, o meglio ad Adele, se posso permettermi. E quindi buon webinar per tutti voi. Vi invito, ripeto, a porci domande se ne avete in chat. Sì, vorremmo che fosse appunto il più possibile interattivo anche, no? Questo webinar. Riprendo un po' le parole di Paolo Maschietti che condivido in pieno. I tempi sono un po' ristretti, per cui il nostro sforzo è stato quello di andare alla ricerca di proposte formative che tenessero alta la qualità appunto dell'offerta formativa, intercettando un po' quelli che sono i bisogni delle scuole capofila per la formazione d'ambito, che devono appunto per incarico ricevuto formare un certo numero di docenti delle scuole afferenti all'ambito di riferimento nei tempi previsti dalla nota ministeriale che ha individuato da una parte le priorità formative, dall'altra anche i criteri appunto per ripartire un po' le risorse economiche. Quindi è di qualche settimana fa appunto la circolare che in qualche modo ha dato il via alle iniziative di formazione nell'ambito del Piano Nazionale Formazione Docenti.
E quindi da una parte diciamo, abbiamo pensato a selezionare alcuni percorsi formativi e quindi adesso ne faremo appunto un piccolo esempio rispetto a quello che è un panorama ben più basso di corsi che noi possiamo in qualche modo erogare, partendo da questa idea fondamentale. Ci siamo occupati negli ultimi tempi proprio di analisi dei dati. Abbiamo un po' raccolto le opinioni, i pareri dei docenti che seguono i nostri percorsi formativi e abbiamo visto come la formazione in modalità asincrona in qualche modo va a intercettare alcuni bisogni anche organizzativi, per cui di ogni proposta formativa siamo nelle condizioni di erogare appunto il corso sia in modalità asincrona, quindi attraverso la nostra piattaforma Moodle i docenti potranno fruire dei contenuti formativi secondo le loro, diciamo, modalità preferite, nei tempi e nei modi che riterranno più opportuni, ma sarà possibile per ciascun percorso formativo anche poter organizzare la formazione in modalità mista, quindi alcune ore attraverso dei webinar sincroni in presenza, anche se ecco, non fisica, del formatore, in modalità appunto personalizzata. Per cui penso che il mio schermo sia visibile. Partiamo un po' da quelle che sono le priorità formative stabilite dal nostro ministero. Vengono un po' riconfermate quelle che sono state anche le priorità dello scorso anno, come diciamo, la formazione in ambito STEM, quindi riferimento esplicito a formazione sull'insegnamento apprendimento delle discipline scientifico-tecnologico e competenze multilinguistiche. Altra priorità è tutto ciò che riguarda l'implementazione del sistema integrato 06 e su questo aspetto abbiamo anche maturato un'esperienza formativa significativa perché abbiamo accompagnato gli uffici scolastici regionali nel formare in maniera integrata sia i docenti della scuola dell'infanzia che gli educatori degli asili nido, proprio nell'ottica e nella prospettiva di questo sistema integrato che prevede appunto una formazione dallo zero fino al compimento dei 6 anni di età. Formazione per la valutazione periodica e finale nella scuola primaria. Come sappiamo tutti, l'ordinanza ministeriale del dicembre 2020, la 172, ha introdotto i giudizi descrittivi in sostituzione della valutazione tramite i voti. Questo è un percorso che comunque ha bisogno di essere accompagnato a distanza di più di 2 anni da quando appunto l'ordinanza ministeriale è stata pubblicata. Abbiamo la possibilità di fornire ai docenti suggerimenti, una forma di accompagnamento che è frutto anche dell'esperienza, ecco, formativa maturata in questi anni. Altra conferma è la priorità che è relativa appunto al tema dell'inclusione, con particolare attenzione agli studenti stranieri. Quindi, ancora diciamo, scendendo un po' più in dettaglio, gli studenti nuovi arrivati in Italia. Per quanto riguarda l'educazione civica, continua ad essere una priorità declinabile anche secondo i vari assi che la caratterizzano. Diciamo, le indicazioni ministeriali fissano l'attenzione su quello che riguarda l'educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza globale. E poi ci sono due nuovi ingressi, diciamo così. Da una parte un argomento molto attuale, anche molto discusso, quello che riguarda la didattica orientativa, ma tutte quelle misure che il nostro ministero sta mettendo in campo per appunto implementare le linee guida sull'orientamento
sull'orientamento, e sappiamo come ci sia una riforma che va in qualche modo a coinvolgere direttamente i docenti, soprattutto quelli di scuola secondaria, anche nell'individuazione di figure strategiche all'interno dell'istituto scolastico. Infine, ma non per ultimo, come priorità formativa, ritroviamo tutte quelle iniziative volte a contrastare la dispersione scolastica. Sappiamo che sui fondi PNRR sono stati destinati a, diciamo, colmare i divari territoriali. Ci sono grossi finanziamenti che riguardano l'attivazione di attività e iniziative che hanno come target gli studenti. Questa indicazione ministeriale sottolinea l'importanza della formazione dei docenti, che deve chiaramente procedere parallelamente alle iniziative che vanno a coinvolgere i nostri studenti. Quindi, ritornando alla nostra offerta, in relazione a queste priorità formative, abbiamo deciso di puntare, non escludendo tutto il resto, a contenuti fruibili in modalità asincrona. Ma proprio per l'esperienza maturata in questi anni e per non, diciamo, fare in modo che la formazione asincrona sia sterile e priva dell'interazione con la figura dell'esperto, prevediamo anche, oltre alla modalità, diciamo, standard, ecco, di fruizione dei contenuti tramite una piattaforma e-learning che comunque ha attivo un forum per l'assistenza tecnica e un altro per il confronto con il formatore, ma sempre in modalità sincrona, prevediamo anche di fornire alla scuola Polo o agli istituti scolastici richiedenti un formatore che accompagni tramite degli interventi di attivazione e di accompagnamento ai corsisti nella fruizione e nell'analisi critica dei contenuti che troveranno in piattaforma, ecco, per ogni corso attivato. Inoltre sarà possibile anche prevedere la figura di un formatore, un esperto, che possa incontrare prima dell'attivazione del percorso e al termine dell'attivazione del percorso i corsisti per inquadrare in maniera specifica il tema oggetto appunto del percorso formativo. Personalmente lo dico perché ho la fortuna di seguire percorsi formativi dall'origine, cioè dalla loro ideazione, ma anche alla messa in campo, occupandomi direttamente di formazione docenti su diversi temi. Mi è capitato più volte di intervenire nell'attivare, appunto, diciamo, e motivare alla formazione i docenti degli istituti scolastici che ci hanno un po' affidato questo compito, di avviarli appunto all'utilizzo, alla fruizione dei contenuti asincroni e di incontrarli al termine di un percorso proprio per in qualche modo inquadrare, concettualizzare, condividere quanto diciamo fruito attraverso la modalità asincrona in un confronto che diventa appunto esso stesso un momento di formazione con la presenza dell'esperto, del formatore, come ci piace chiamarlo, del facilitatore. Veniamo un po' in sintesi a presentare l'offerta formativa, che davvero è una semplice sintesi, appunto, priorità per priorità. Per quanto riguarda la formazione in ambito STEM, abbiamo una piattaforma e-learning che diciamo, equivale a un percorso formativo di 25 ore, da fruire totalmente in modalità asincrona, fermo restando la possibilità sempre di poter diciamo, richiedere la presenza del facilitatore o dell'esperto. Abbiamo dei percorsi che prevedono lo sviluppo e diciamo, il fatto che vengano trattate contemporaneamente tematiche come quelle riferibili all'argomento STEM e al multilinguismo e una piattaforma sul coding e il pensiero computazionale nella scuola primaria.
Accanto a questi percorsi di 25 ore, abbiamo visto negli ultimi mesi sortire grande effetto, e quindi questa cosa ci ha dato molta soddisfazione, percorsi formativi della durata di 5 ore, li chiamiamo mini corsi. Sono nati in qualche modo anche per arricchire la nostra proposta editoriale con dei contenuti formativi e poi si sono sviluppati, ecco, come enti a sé stanti, e quindi qui ne vediamo una piccola rappresentanza. Sono tutti, ripeto, mini corsi della durata di 5 ore, come il debate per l'argomentazione scientifica, Arduino a blocchi, il fuori laboratorio, un insieme di video tutorial, così come di contenuti formativi relativi all'utilizzo dei laboratori virtuali. Il podcasting, sappiamo come gli studenti siano fortemente attratti anche a questa modalità, e quindi in questo mini corso vengono un po', diciamo, condivisi suggerimenti, strategie, anche indicazioni, tutorial sugli strumenti da utilizzare per realizzare dei contenuti didattici tramite questa modalità. Recensione al cubo, che è una proposta del nostro formatore Davide Del Carlo, lo nomino ma non vorrei escludere gli altri che sono, insomma, formatori di altissimo livello e di esperienza. E quindi in ambito STEM potete trovare sul nostro sito, oppure rivolgendovi al nostro indirizzo di riferimento, potete trovare davvero proposte formative diversificate in ambito STEM, pensate appunto come piccole unità capitalizzabili che potrebbero anche per certi versi essere composte e assemblate per creare un'unità formativa un po' più articolata e un po' più complessa. Per quanto riguarda la priorità formativa 06, utilizzo questa dicitura proprio per semplificare, accanto alla piattaforma master, diciamo, chiamiamola così, di 25 ore, abbiamo anche in questo caso dei percorsi formativi totalmente asincroni, che però su indicazione della scuola potrebbero anche, diciamo, essere tramutati in una formazione integrata, una formazione mista, su temi molto attuali. Da una parte, formazione su come utilizzare gli ambienti innovativi, cioè su come utilizzare gli spazi per favorire l'apprendimento e lo sviluppo della creatività. È un'idea nata a seguito appunto della PON, che ha consentito alle scuole dell'infanzia di poter allestire nuovi spazi, nuovi ambienti per l'apprendimento, ma è aperto chiaramente a tutte le scuole dell'infanzia che volessero innovare a partire da delle idee dalle metodologie. Abbiamo un percorso totalmente asincrono relativo all'insegnamento dell'inglese nella scuola dell'infanzia, relativo all'insegnamento della musica, rispettivamente curati dalla professoressa Letizia Cinganotto e dalla professoressa Elisabetta Nanni, che tutti conoscete, insomma, è un percorso formativo della durata di 10 ore, anche questo, sulle difficoltà nel pregrafismo che incontrano i bambini nella scuola dell'infanzia, e che quindi diciamo, porta con sé una serie di suggerimenti e strategie per curare anche l'impugnatura e suggerimenti con attività pratiche. Valutazione nella scuola primaria. Anche in questo caso, accanto alla piattaforma asincrona della durata, diciamo così, di 25 ore, abbiamo negli ultimi tempi anche ampliato la nostra offerta formativa, curando con, diciamo, dei formatori esperti, chi ha partecipato ai nostri webinar, con l'intervento dell'ispettore Max Bruschi del gruppo di lavoro del Ministero, sa di che cosa sto parlando. Abbiamo voluto, diciamo, curare anche questo aspetto, fornire, cioè, dei contenuti formativi a docenti della scuola primaria che quotidianamente si confrontano con la valutazione degli alunni con piano educativo individualizzato, quindi con PEI o piano didattico personalizzati.
A parte questo, tanti corsi a catalogo sulla valutazione nel senso più ampio del termine, e abbiamo anche curato un percorso formativo molto interessante su come comunicare la valutazione, per cui ecco una proposta che vi consiglio in qualche modo di approfondire, che riguarda appunto non soltanto i docenti di scuola primaria, ma i docenti di ogni ordine e grado di scuola. Prima di Per passare quanto all'altro riguarda. argomento, così ti faccio Sì. rifiatare un attimo, come si dice, un paio di domande che ci hanno fatto, così proviamo a dare risposte e tu hai modo di bere un sorso d'acqua e prendere Sì. fiato. Allora, innazitutto ci chiedono, dice, come si accedono a questi fondi? In realtà non c'è un bando per questi fondi, ma li avete ricevuti di default, cioè il Ministero tutti gli anni stanzia dei fondi specifici per la formazione docenti, sono legati quindi al Piano Nazionale Formazione Docenti e vengono gestiti per il tramite della Scuola Polo, c'è cioè una Scuola Polo in ogni ambito territoriale che gestisce questi fondi, ne gestisce una quota parte per le priorità nazionali, quelli che sta dicendo adesso Adele, e poi le distribuisce a pioggia, è scritto proprio in una nota, il 60% di questi fondi vengono distribuiti a pioggia alle scuole, alle singole istituzioni scolastiche, quindi non c'è da proporci per nessun bando. Quindi tutti i dirigenti scolastici sanno che tutti gli anni in questo periodo ricevono questi fondi. Quindi per rispondere alla prima domanda. Seconda domanda, questi percorsi possono essere acquistati anche con i fondi dell'animatore digitale, i famosi 2000 euro? Assolutamente sì. Cioè, proprio perché è formazione, soprattutto quella che si connota per alcune caratterizzazioni relative alla figura, quindi competenze digitali, area STEM, ma in realtà anche digitale inclusivo, ce ne sono svariati, cioè contattateci, anzi approfitto per chiedere a Maria Luisa che è in chat di mettere i nostri contatti, academy, chiocciola, gruppolascuola6.it, scriveteci perché vi formuliamo poi delle proposte ad hoc in funzione delle vostre esigenze. Quindi le risposte le risintetizzo: sono fondi, non ci sono PON, non è PNRR, sono fondi che dal 2016 tutti gli anni vengono erogati per il tramite delle scuole Polo e mandati negli ultimi 3 anni alle singole istituzioni scolastiche. Ok? Possono essere poi utilizzati per questo tipo di formazione tutti i fondi che le scuole hanno a disposizione, quindi anche quelli relativi all'animatore digitale, ma dirò di più, quando parliamo di NAI, di dispersione, eccetera, noi possiamo creare dei percorsi ad hoc utilizzando anche i fondi per la dispersione PNRR per formare quei docenti che poi organizzino al loro interno dei percorsi formativi per gli studenti. Quindi diamo a loro degli strumenti attraverso dei percorsi formativi per fare quelle attività sul metodo di studio, sul recupero delle competenze di base, quindi o di mettere in atto strategie di lotta alla dispersione scolastica. Quindi contattateci e siamo noi a darvi tutte le indicazioni su come ottimizzare i fondi che avete a disposizione, mantenendo quegli standard di qualità che vi ha illustrato Adele. Quindi ecco, perdone Adele, credo che ti ho dato tempo, così No, ti ho fatto un ringrazio, affondo sì. anche sulla parte economica, sulla gestione economica, credo che sia interessante perché più di qualche domanda era su questo tema e possiamo quindi proseguire. Grazie. Ringrazio per la precisazione. Sicuramente sullo sviluppo delle competenze digitali, l'offerta formativa è veramente molto vasta e quindi piuttosto che fare qui l'elenco dei percorsi, vale la pena sicuramente, diciamo, ecco, contattarci personalmente per ecco, ricevere un'offerta personalizzata e poi potremmo dare anche appunto consulenza su che tipo di fondi utilizzare per acquistare e di conseguenza erogare ogni tipo di percorso formativo. E, appunto, concludo un po' questa semplice carrellata per quanto riguarda gli studenti, come dicevo, con nuovi arrivati in Italia, abbiamo una piattaforma, anche in questo caso della durata di 25 ore, un altro percorso asincrono, in caso lo trovo qui, sì, proprio sulla didattica dell'italiano e prima alfabetizzazione,
è un percorso curato da un nostro esperto, totalmente asincrono, che fornisce davvero degli esempi molto, molto pratici per guidare gli studenti stranieri, e sottolineo questo aspetto perché, essendo docente anch'io e intercettando un po' i bisogni di diversi colleghi che si trovano soprattutto negli istituti secondari di secondo grado, dove il fenomeno della dispersione è strettamente correlato anche al fenomeno, diciamo, che riguarda gli studenti e le difficoltà di apprendimento degli studenti nuovi arrivati in Italia. Ecco, mi sento di suggerire percorsi di questo tipo, sia al singolo istituto, ma anche un suggerimento alle scuole Polo per la formazione sulla prima alfabetizzazione, la didattica appunto dell'italiano per alunni stranieri. Accanto a questo, come vi dicevo, una piattaforma curata dal gruppo di lavoro del Ministero anche, che ha inserito tra i contenuti formativi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali per l'integrazione e l'intercultura. E poi, diciamo, se in qualche modo ampliamo un po' lo sguardo e andiamo a vedere, insomma, le nostre offerte formative relative al tema dell'inclusione. E lì suggerisco due temi appunto non facilmente proposti all'interno dei panorami formativi che troviamo un po' nel nostro sistema: un percorso sulla didattica per la valorizzazione dei talenti, e quindi studenti con plus dotazione cognitiva, gli studenti gifted, e poi un corso specifico. Anche questo totalmente asincrono sul nuovo modello di PEI, chiamiamolo così, che si è arricchito negli ultimi anni anche di diversi esempi di PEI appunto già compilati, che sicuramente potrebbero rappresentare un modello anche per tutti quei docenti magari che si trovano a lavorare sul sostegno senza titolo di specializzazione. Tutti questi percorsi possono essere, ancora una volta lo dico, erogati in modalità asincrona oppure in modalità mista. Per quanto riguarda il tema dell'educazione civica, appunto abbiamo una piattaforma sul tema rigenerazione scuola, che è stata curata dalla dirigente tecnica del Ministero Caterina Spezzano, e anche un percorso formativo sul tema dell'educazione alla sostenibilità, molto interessante a mio avviso, nonché una serie di corsi presenti sul nostro catalogo che vanno in qualche modo anche a diciamo, formare i docenti su come poter educare al futuro e alla cittadinanza globale. I nostri studenti. Veniamo al tema appunto della didattica orientativa. Abbiamo progettato un percorso formativo, anche questo, a mio avviso, molto interessante, in ottica verticale. E se andiamo a leggere un po' le linee guida sull'orientamento, capiamo come è giunto il momento anche nel nostro sistema di istruzione di pensare all'orientamento come una sorta di accompagnamento all'individuo nella scoperta di se stesso, del proprio stile di apprendimento, delle proprie attitudini, aree di vocazionalità, chiamiamola così, diciamo, e anche, come posso dire, scelte di carriera. Quindi la didattica a questo punto svolge sicuramente un ruolo strategico, ma c'è bisogno di altri strumenti che accompagnino la persona in questa esplorazione di sé, possiamo definirla. E quindi una prima proposta che diciamo, presentiamo riguarda appunto la didattica orientativa, che ritroviamo nelle linee guida
del nostro ministero, che punta a sottolineare il valore formativo e orientante delle stesse discipline. In questo ambito si collocano sicuramente delle proposte formative innovative e molto interessanti, che riguardano sicuramente il coaching, quindi i principi di PNL. Tra identità e cambiamento negli adolescenti, a cura della dottoressa Silvia De Robertis, che è docente universitaria nonché nostra formatrice, spero che sia in ascolto, così la saluto. Un corso sulla leadership, che fornisce anche questo, indicazioni e suggerimenti su come comunicare all'interno di gruppi di lavoro in maniera efficace. E poi appunto un percorso formativo sul mentoring. Vi invito a approfondire, ecco, questi aspetti o scrivendoci oppure visitando il nostro sito. Questi corsi riguardano anche un po', sono un tema di confine, ecco, tra l'orientamento e la dispersione, perché vanno chiaramente, insomma, di pari passo. Non so se ci sono altre domande. Esco dalla condivisione dello schermo. Particolarmente Adele, ma diciamo che innanzitutto grazie per questa rassegna diciamo che ha fatto anche degli affondi interessanti, soprattutto su questo tema dell'orientamento che riteniamo, no, sia un tema strategico. Sono due temi che ha detto anche del Ministero e rispetto anche a quello che saranno i fondi PNRR, che andranno oltre i fondi PNRR. Che sono appunto questi che ho appena citato, orientamento e dispersione scolastica. La lotta alla dispersione, il contrasto alla dispersione è un tema di cui si è fatto carico l'Unione Europea già da tempo, prima del PNRR e sarà sicuramente anche dopo il PNRR. E tra l'altro orientamento e dispersione, come posso dire, sono due facce della stessa medaglia, perché in realtà a volte la dispersione nasce proprio e si alimenta da un mancato o un poco corretto orientamento. E quindi noi stiamo studiando anche delle strategie in tal senso, tema questo caldissimo alla luce dell'individuazione dei tutor nella secondaria di secondo grado e del docente orientatore, ma questo poi sappiamo che riguarderà anche la secondaria di primo grado. E quindi ecco, ti ringrazio, la panoramica è stata sicuramente esaustiva. Non ci rimane altro, ecco, avevamo detto una quarantina di minuti, 45 minuti ci siamo. Rinnovarvi l'invito a scriverci e a chiedervi di scriverci per offrirvi tutto il supporto di cui siamo in grado, perché ci muoviamo in quest'ottica di una formazione che cerchi di venire incontro a quelli che sono i bisogni concreti, reali, no? Che abbia una ricaduta poi concreta sull'attività didattica. Ricordiamo, approfitto Adele, perdonami. Sempre per ricordare ai nostri docenti che ci stanno seguendo che a brevissimo sono stati stanziati anche i fondi per la formazione che è stata prevista nelle misure di accompagnamento dell'attuazione del piano scuola 4.0. Cioè, vi ricordo che siete tutti presi, tutte le scuole, le oltre 8.200 scuole italiane, nella realizzazione delle classroom e dei labs. Nella candidatura c'era l'indicazione delle misure di accompagnamento, quindi formazione, mentoring, tutoring, peer-to-peer, tutta una serie di misure di accompagnamento. Noi abbiamo strutturato tutta una serie di servizi, come anche ha detto correttamente Adele, il tema competenze digitali nel quale possiamo far racchiudere questa formazione è un tema a noi molto caro, per cui sono stati stanziati questi 400 milioni di euro e sono fondi PNRR. Anche qui non c'è nessun bando al momento in cui partecipare perché dovrebbero essere dati a pioggia, così come sono stati dati a pioggia i fondi per la realizzazione dei progetti Next Generation Classroom e Next Generation Labs. Noi già vi diciamo, e magari poi faremo un apposito webinar non appena usciranno tutte le indicazioni specifiche delle linee di attuazione, contattateci perché abbiamo in serbo tutta una serie di percorsi formativi. Visto l'entità dei fondi, quindi c'è la possibilità proprio di costruire e customizzare dei percorsi anche, come
con delle attività di monitoraggio, no? Possiamo dire che è un tema su cui ci stiamo interrogando da tempo, cioè come misurare l'efficacia di un intervento formativo se non, la scuola stessa non prevede delle attività di follow-up, di feedback, quindi di monitoraggio dell'azione formativa stessa. Ecco, pensiamoci a questo, che non sia l'evento formativo un evento fine a se stesso. Ma che sia realmente l'opportunità di quello sviluppo, di quella crescita professionale, richiamata più volte, che credo possa dare anche soddisfazione, rispetto ai propri studenti e ai propri alunni. Non so, Adele, lascio a te, la conclusione, scusami questo pistolotto, però è anche un modo per ricordare i tanti fondi che ci sono, come se c'è anche un dovere morale, nel dire così, deontologico, Deve da parte usarli nostra al di. meglio, certo. Esatto, Sì, di utilizzarli al meglio, di veramente cogliere l'opportunità, ecco, perché molto spesso anche in passato ci sono state opportunità su altri settori e magari non c'è stata un'efficacia nell'utilizzo dei fondi stessi. Noi cerchiamo di mettere a disposizione quello che è la nostra professionalità, da anni ci occupiamo di queste cose e quindi ecco, non siamo degli avventizi, questo mi piace dirlo. La scuola proprio come ente accreditato è uno dei più antichi in Italia, quindi abbiamo oltre 100 anni di storia, siamo stati in passato leader proprio di mercato nella formazione, non ci nascondiamo, lo spieghiamo e già questi segnali di questi ultimi anni vanno in questa direzione a essere un punto di riferimento, lo facciamo con le attività formative, lo facciamo con le nostre riviste di didattica, con anche le nostre riviste scientifiche. Lo facciamo con la nostra produzione editoriale sempre più di qualità. Quindi ecco, vi ringraziamo che siete sempre in tanti a partecipare, ci seguite quasi quotidianamente oramai, no? Con questi appuntamenti ci sentiamo in dovere di restituirvi qualcosa. Chiudo e poi veramente lascio a te per i saluti, ricordandovi sempre con una frase che oramai ho fatto mia da tempo: siamo sì un'azienda commerciale, ma con uno scopo sociale. E questo mi piace sempre ribadirlo, ecco. Detto questo, lascio a te la conclusione dei saluti e Grazie. ringrazio tutti per averci ascoltato. Grazie Paolo per queste parole, perché l'ottica è proprio quella di fornire dei servizi alle scuole, di essere accanto appunto a chi deve gestire, ha responsabilità non soltanto educative ma anche organizzative, e quindi vi invito ad averci come punto di riferimento, al di là di quella che sarà poi la finalizzazione, se insomma scegliere di seguire un nostro percorso formativo, una nostra proposta progettuale, però ecco, anche l'erogare quotidianamente di webinar che in qualche modo chiariscono e danno informazioni su temi caldi, ecco, è un nostro obiettivo che credo portiamo avanti con professionalità, competenza e anche entusiasmo, perché se siamo qui ogni giorno è perché crediamo in tutto quello che facciamo. Quindi ringrazio Paolo, tutti i partecipanti, Maria Luisa che è nell'organizzazione di questi webinar e unitamente a tutto l'ufficio, e alla prossima occasione. Scriveteci, noi ci siamo sempre. Grazie di Arrivederci. nuovo, buon proseguimento. Arrivederci.